Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa settimana accendiamo i riflettori sui danni del maltempo all'agricoltura. In Abruzzo, certo, non siamo, per nostra fortuna, non siamo nelle condizioni dell'Emilia-Romagna, alla quale veramente siamo invece vicini con il cuore e questo non lo dimenticheremo mai nel corso di un'ora di trasmissione in cui parleremo delle nostre vicende, ben consapevoli che ce ne sono altre gravissime che hanno avuto effetti devastanti in un'altra regione d'Italia. Ma fatta questa premessa, noi abbiamo il dovere di raccontare quello che accade dalle nostre parti e ci sono danni, ci sono preoccupazioni anche da noi. Per fortuna, ripeto, anzi per sfortuna di questo settore, confinate al settore agricolo non ci sono state situazioni che hanno messo a rischio l'incolumità delle persone, ma le precipitazioni purtroppo hanno colpito con gli effetti devastanti i campi, molto più di quanto noi abbiamo percepito. Per questo vogliamo fare il punto della situazione mettendo insieme in un'ora di trasmissione, appunto tenendo ben presente che appunto siamo in Abruzzo, non siamo in Emilia-Romagna, però la situazione va spiegata. Ospiti autorevoli, ciascuno dei quali ci darà il punto della situazione dal suo osservatorio. A partire, lo ringrazio particolarmente per aver accolto il nostro invito, l'assessore regionale Emanuele Imprudente. Buonasera, buonasera. Buonasera, assessore all'agricoltura, vicepresidente della giunta regionale. Con lui in studio il direttore generale di Coldiretti Abruzzo, Roberto Rampazzo. Buonasera, buonasera Rampazzo. A tutti. E un agronomo, Antonio Sitti. Buonasera. Il dottor Sitti che ci dà invece gli aspetti più legati alle patologie che stanno purtroppo infestando in questi giorni i campi dopo gli effetti delle precipitazioni meteorologiche. E poi abbiamo alcuni collegamenti via Zoom tra gli ospiti che abbiamo invitato. Vedo già collegato il climatologo Piero Di Carlo, che ringrazio e saluto, gli do un bentornato in trasmissione, professor Di Carlo. Buonasera a tutti. Eccoci qua, ci vediamo, ci sentiamo. Di Carlo ci darà un quadro di riferimento iniziale, perché lo coinvolgeremo subito, per capire il contesto nel quale parte questo ragionamento. Dicevo, recenti piogge alluvionali che hanno determinato danni ingenti alle produzioni agricole in Abruzzo, ortaggi, vigneti, uliveti, frutteti, il florovivaismo anche, i cereali, in particolare l'area del Fucino è stata oggetto di gravi problemi con colture danneggiate per patate, insalate, finocchi, carote, radicchio, cipolle, piselli e danni anche alle infrastrutture dell'agricoltura in provincia di Chieti, ettari di vigne e campi di cereali finiti sott'acqua con rischi concreti per il prossimo raccolto, difficoltà in particolare per le coltivazioni biologiche, ci spiegherà poi l'agronomo qual è la difficoltà specifica di questo settore e l'eccesso idrico che poi ha condizionato lo sviluppo di patogeni come la peronospora e l'oidio con danni che potrebbero verificarsi sul prossimo raccolto. Questo è lo scenario generale, ma ancor più generale il contesto in cui si è scatenata questa ondata di maltempo. Con Piero Di Carlo, col quale facciamo trasmissioni ormai da anni su questo argomento, purtroppo le previsioni si sono avverate, quelle che abbiamo fatto anche in tempi non sospetti, c'è un tema generale dei cambiamenti climatici. Ecco, io chiedo a Piero, nel nostro microclima abruzzese, nelle ultime settimane, che cosa è accaduto, che cosa ci è capitato e che cosa ci siamo per esempio risparmiati rispetto all'Emilia Romagna. Spieghiamo il contesto di questa ondata di maltempo che ci ha colpito, professore. Allora, il contesto è stato quello ovviamente di una bassa pressione non tipica di questo periodo sull'Italia proveniente dall'Africa, ovviamente aria molto carica di umidità, abbiamo noi un orrio che è fatto di montagne, colline e mare che si presta tantissimo poi al rilascio violento di questo carico che si viene a formare. Quindi è chiaro che è un qualcosa di inaspettato dal punto di vista del periodo in cui è avvenuto, però sappiamo che la frequenza ormai di questi eventi sono sempre più
forti, sappiamo anche, come si diceva, che le previsioni poi si avverano. Ormai sono decenni che noi osserviamo, perché poi noi osserviamo anche il dato statistico storico, osserviamo anche la statistica. La statistica ci dice che le frequenze sono sempre più alte. Ci si aspettano ulteriori aumenti di frequenza, quindi a questo punto diciamo che è inaspettato il periodo, ma è aspettato ciò che può succedere e ciò che è successo. È inutile, è un qualcosa che ripetiamo sempre. Dobbiamo cercare, ovviamente, adesso nell'immediato, di far fronte alle emergenze più importanti, però dobbiamo cercare sempre di tenere presente che questi eventi, queste situazioni qui sono sempre più frequenti, saranno sempre più frequenti e quindi dobbiamo pianificare gli interventi sul territorio anche nell'ottica di ciò che può avvenire nell'immediato futuro, ovvero per esempio far sì che i nostri bacini siano tenuti con la giusta manutenzione. Ridurre l'impermeabilizzazione, quindi il territorio è stato, diciamo, occupato oltre ciò che era possibile con la cementificazione. A questo punto dobbiamo ridurre tutto ciò per evitare che ovviamente il terreno non sia in grado di assorbire. Vi faccio un esempio e poi chiudo. Considerate che ciò che è avvenuto in 36 ore in Emilia-Romagna, cioè 500 mm di pioggia, equivale a dire mezzo metro di pioggia in 1 m² di terreno. Quindi immaginate, il terreno di per sé non riesce ad assorbire tutto ciò. Immaginate 1 m² di cemento, cosa può succedere in termini di scorrimento di acqua. Ecco, professore, nel salutarla e nel ringraziarla, però un'altra domanda gliela faccio perché lei ci ha fornito, e in parte già ci ha risposto in realtà. Sappiamo tutte le precauzioni che dovremmo utilizzare adesso nel pianificare come, dove costruire, come, dove gestire i nostri bacini fluviali, come, dove rispettare la resilienza del nostro territorio. Ma nello specifico, per l'agricoltura, per le colture, per i campi, questo accanirsi degli eventi climatici, che tipo di accorgimenti suggerisce in sede di prevenzione? Allora, inutile, lì ci sono agronomi, quindi ne sanno anche più di me, però loro sono molto bravi, poi gli agricoltori hanno incominciato per esempio a lasciare più i terreni meno lavorati, così da avere la possibilità di in qualche modo avere meno scorrimento di acqua. L'accorgimento è anche in qualche modo cercare anche i terreni di tenerli con la giusta manutenzione, perché ovviamente i terreni con la giusta manutenzione, i terreni in cui per esempio si tengono degli alberi con delle radici belle profonde, sono terreni che riescono a resistere di più a queste ondate qui. Quindi diciamo che dobbiamo usare poi il buon senso, che era quello dei nostri padri e dei nostri nonni. Se noi torniamo un po' indietro con il loro buon senso e abbandoniamo un po' questa voglia di speculazione, secondo me facciamo cosa buona e giusta per il territorio. Riprendiamo un po' ciò che facevano i nostri nonni. Gli agricoltori ci insegnano, perché poi l'agricoltura e la montagna sono i due termometri più importanti dei cambiamenti climatici, dove gli eventi si vedono in maniera più efficace. Pensiamo al calderone, è più evidente. Quindi, secondo me, ciò che dobbiamo fare è riprendere un po' le giuste usanze, le giuste. Ecco, si è interrotto un attimo l'audio, professore. Comunque abbiamo capito assolutamente il senso del suo intervento. Noi la ringraziamo anche perché l'audio era disturbato, ma ci tenevamo ad ospitare questo suo contributo, come sempre prezioso come premessa. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro. Allora, assessore imprudente, abbiamo sentito le parole inesorabili, ma insomma io penso condivisibili, di chi studia questi fenomeni. È chiaro che ci sono
interventi a lunga gittata nella pianificazione appunto territoriale, nella pianificazione agricola, poi sentiremo anche il discorso sui terreni, su come prepararli. Poi però ci sono insomma, i danni ingenti sotto gli occhi di tutti di queste settimane. Ecco, per avere un'idea, iniziamo dal Fucino. Voi avete fatto una riunione anche in prefettura, perché è una questione che insomma, è rapida e urgente da dover affrontare e risolvere. Qual è in realtà la situazione oggi per quelle colture che si preparano ad un non raccolto piuttosto consistente e quindi con gravi conseguenze anche sulla vita di queste imprese? Assessore. Innanzitutto è l'occasione anche pubblica per portare una testimonianza di solidarietà alle popolazioni colpite in Emilia-Romagna, anche in piccole zone della Toscana e delle Marche. Una catastrofe completa e complicata nella gestione, soprattutto in questa fase, perché anche vedendo, insomma, e avendo rapporti con il collega dell'Emilia che ci siamo sentiti l'altro giorno, è un quadro piuttosto complicato e complesso, perché soprattutto la prospettiva e le condizioni anche igienico-sanitarie, con tutta un'altra serie di problemi Certo, collegati, ma questa è la premessa di ogni sanno ragionamento che faremo che faremo. in Quindi questa trasmissione, perché non viviamo sulla luna ed è lo giusto che faccio sia adesso così. in premessa, però mi sentivo di farlo in maniera doverosa. La situazione in Abruzzo, è chiaro che le considerazioni fatte dal professore Proganzi ci riportano all'attualità di un ragionamento che spesso noi abbandoniamo, o lo facciamo come in forma accademica in qualche convegno, in una riflessione sui cambiamenti climatici o di quello che può essere l'evoluzione dell'agricoltura rispetto ai cambiamenti climatici, e poi ci accorgiamo che nel giro di 2 giorni passiamo da ragionamenti di mesi sulla siccità e come combattere la siccità a un problema di andamento opposto. Cosa nasconde questo tipo di situazione? Nasconde una critica, innanzitutto una condizione generale, perché mi permetto di dire, rispetto alle condizioni meteorologiche, noi possiamo fare ben poco. Possiamo fare invece tutta una serie di azioni di pianificazione, di programmazione di quelli che sono gli interventi di mitigazione del rischio, che alcuni sono quelli che ricordava il professore, e poi tutta un'altra serie di azioni nella gestione dei campi, nella gestione dei canali, nella gestione dei nostri fiumi, nella gestione di tutta una serie di criticità che oggi sono evidenziate e che si cerca di fare, perché poi le cose vanno fatte ovviamente, programmate, pensate e realizzate in tempi di pace, per poter poi arrivare, quando mai dovesse esserci una condizione particolare tipo quella che si è verificata con delle piogge così abbondanti, perché soprattutto il nostro territorio definirle alluvioni è complicatissimo, ecco, ma una condizione particolarissima, questo sicuramente sì, un'abbondanza di pioggia che ha determinato tutta una serie di situazioni. Noi come Assessorato Agricoltura, anche grazie all'azione dell'Associazione di Categoria, col Diretti in primis, che è qua il direttore, insieme anche alle altre associazioni di categoria, ci siamo per le vie brevi sentiti da subito per capire cosa stesse succedendo. Ci sono arrivate delle istanze da parte loro, da parte dei sindaci di alcuni comuni particolarmente colpiti, e ci siamo attivati da subito per far sì che possiamo arrivare in una condizione tale ricognitiva che ci definisse quello che è lo stato dell'arte, delle criticità, di quello che è la condizione, diciamo così, anche meteorologica, dell'acqua che è caduta, delle condizioni che poi possano consentire una richiesta di stato di calamità o comunque qualcosa che possa, diciamo così, aprirci una strada anche in termini finanziari, perché poi l'elemento su cui i ragionamenti che si fanno tendono ad arrivare a compimento è legato a una qualche forma che possa andare incontro a una situazione che per alcune zone del nostro territorio d'Abruzzo è oggettivamente complicata. Il Fucino è una di queste, il Fucino è stato intoccato soprattutto alcuni comuni che ricadono nell'area Fucense, Trasacco, Ortucchio, Luco, una parte di Avezzano, ma si sta estendendo passo passo, hanno avuto le criticità, insomma sono colture sott'acqua in maniera importante. E in alcuni casi sono andate perse completamente, tipo delle colture tipo gli spinaci o altri ortaggi che
sementi che sono stati fatti. In alcuni casi chi non ha seminato rischia, come esempio con le patate, che finita quella fase che non riescono, diciamo così, sono ancora nelle celle, diciamo, le patate da semina, per dirle volgarmente, per dare il senso ai telespettatori, stanno nelle loro celle, ma se non il campo non diventa, diciamo così, praticabile a stretto giro, e anche oggi piove, è chiaro che si rischia di perdere anche ciò che è, diciamo, nei magazzini pronto per essere. Quindi cosa significa? Significa che una parte di quella che è stata la semina, e quindi del potenziale raccolto, è andato perduto, e c'è il rischio che una potenziale parte che oggi è nei magazzini pronto per la semina invece potrebbe essere, diciamo così, azzerato. In agricoltura qual è l'elemento per poter quantizzare il danno? Non è che lo puoi fare oggi, perché devi vedere come c'è l'evoluzione, diciamo così, della pianta, di quello che possa essere, e devi fare un ragionamento legato a quello che è la fase prossima al raccolto. Oggi è complicata, stiamo facendo i sopralluoghi, come dicevamo, con i nostri tecnici, insieme alle amministrazioni comunali, insieme alle associazioni di categoria, per capire nel fucino, ecco, l'entità reale di quello che può avvenire. Altro elemento che poi ha colpito, diciamo così, in maniera un po' più importante, sono state la bassa valle del Chietino, insomma le pedemontane, tutta quella parte, e maggiormente un po' tutte le colture, ovviamente, che potevano risentirne, sicuramente su alcuni piante da frutta, insomma su alcune realtà c'è, cioè, di criticità. E per quanto riguarda il discorso legato alla viticoltura, cioè, certo, ma di questo poi parleremo, un elemento che sicuramente ne parleremo, certo, e verrà spiegato in maniera più approfondita. Allora, in attesa di stabilire il collegamento con il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, che si stava appunto inserendo da remoto anche lui nella nostra trasmissione, io ecco, il discorso va fatto seriamente, come diceva l'assessore, quindi Roberto Rampazzo, direttore di Coldiretti Abruzzo, io sarei per chiederle qual è una prima stima dei danni relativi al raccolto del fucino, ma appunto la domanda la devo fare seriamente, perché non è facile ora quantificare i danni. Però è chiaro che se facciamo un bilancio non dei danni ma degli stati d'animo e delle soprattutto angosce e paure di questi produttori, insomma è un problema serio per un'intera filiera, che è quella dei cereali e dell'ortofrutta nel fucino. Certo, intanto ringrazio appunto di questo invito, che dà modo anche di esplicare in modo pubblico purtroppo quello che sta avvenendo nella nostra regione, grazie a Dio non quanto è successo in Romagna, di cui anche i nostri colleghi e i nostri imprenditori hanno tutta la nostra solidarietà. Certo che quello che sta succedendo qui in Abruzzo, purtroppo dobbiamo convivere con questi cambi di clima. Lo scorso anno a questo tempo stavamo nell'emergenza siccità, quest'anno purtroppo siamo in un'emergenza totalmente opposta. Da parte degli imprenditori agricoli c'è molta ansia, c'è molto timore. E io ringrazio l'assessore qui presente con tutto il suo staff e i suoi dirigenti, in primis anche la dottoressa Sico, i quali si stanno adoperando sotto un profilo tecnico per vedere quali forme, quali strade da poter andare incontro ai nostri produttori perché possano trovare un ristoro. Un ristoro naturalmente che oggi è impossibile quantificare data la stagione. Certo che dei danni ora come ora materiali ce li abbiamo, perché nel fucino ora come ora sta piovendo, le previsioni della prossima settimana ancora purtroppo sono piovose, il clima è piuttosto freddo, e quindi anche nei nostri produttori, anche chi deve ancora seminare da una parte e risseminare dall'altra, ora come ora stanno aspettando un po' le previsioni del tempo. Certo, per quanto riguarda le patate abbiamo altri massimo 15 giorni per poter avere risseminare o seminare il raccolto, altrimenti patate che sappiamo che sono nelle celle a frigo già stanno marcendo.
E l'assurdo è che proprio quest'anno sulla patata, perché la zona del Fucino e soprattutto la nostra regione è la prima regione patatiola d'Italia, quindi questo è un vanto per tutta la nostra regione. E il paradosso è che in Spagna purtroppo stanno, data la siccità, c'è un calo di produzione di patate del 70%. Proprio quest'anno, quale migliore occasione per dare un miglior ristoro ai nostri produttori? Quindi in Spagna un calo di prodotto del 70%, noi sicuramente un calo di prodotto ancora da quantificare, ma per la causa opposta a questo. E dopo, giustamente come diceva l'assessore, abbiamo anche nella zona del Chetino un altro danno, ancora questo non quantificabile, ma certamente un danno nelle viti data la malattia, la Pronospora e l'oidio, che permette, ora come ora, i nostri produttori sono stati impossibilitati a entrare nei vitigni a poter trattare con le dovute maniere la Pronospora e l'oidio. Questo fa sì che i danni ora come ora non sono quantificabili. Noi stiamo sensibilizzando i comuni dei nostri associati, dei produttori agricoli, a segnalare in regione il proprio comune quale soggetto a calamità naturale, e l'assessore ha ribadito anche non più tardi dei giorni scorsi, ma l'ha ribadito anche poc'anzi, che si stanno cercando tutte le strade di ristoro, che è molto complesso, perché è molto complesso, di ristoro per i nostri produttori. Certo, questa è un'occasione per sensibilizzare i nostri produttori anche a poter accedere e accendere le assicurazioni, perché le assicurazioni sono, con tanto di 60% di contributo statale, le assicurazioni sarebbero il giusto ristoro, anche perché si parla di piogge alluvionali. Purtroppo questo chi determina piogge alluvionali? Da che punto inizia? Da che punto inizia e che punto finisce? Purtroppo qua da parte del Ministero non è stato parametrizzato queste piogge alluvionali, perché grazie a Dio da una parte, ma per sfortuna dall'altra, non possiamo invocare l'alluvione per quanto riguarda la zona del Fucino, in quanto non c'è stato né straripamento di alvei, di fiumi, non c'è stato niente. Quindi è molto complesso, come ribadiva l'assessore, però so che il suo assessorato sta dando da fare per trovare, anche con l'ISMEA, caro assessore, anche con l'ISMEA si sta dando da fare. Certo che una piccola, chiamiamolo così, accorgimento che anche l'assessore ha condiviso è quello, perché dal momento che si sta ancora pompando l'acqua fuori dai nostri campi, certamente qua c'è un consumo e un esubero di gasolio agricolo, questo gasolio agricolo che dovrà trovare un ristoro anche nell'ambito di eventuali supplementi. Qua l'assessore è stato il primo che ha condiviso. E questo è un po' più facile, diciamo, come questo procedura. Sì, diciamo, anche di competenza diretta dell'assessore, quindi di questo se ne ringraziamo. Certo, e dopo uno spaccato di problemi poi ce ne sono altri che sono specifici anche rispetto al tema, per esempio, della sovrapproduzione, che sembra quasi un paradosso nella produzione del vino in Abruzzo, ma insomma poi ne parleremo tra poco, perché dobbiamo fermarci per la prima pausa, poi andiamo con Sitti, al quale ho tantissime curiosità appunto da chiedere, e vediamo se riusciamo a collegarci anche col presidente Caruso. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio, stiamo parlando dei riflessi delle situazioni che abbiamo definito di piogge alluvionali, non di alluvioni, rispetto al mondo agricolo, alle produzioni agricole nella nostra regione, ma abbiamo parlato anche delle condizioni generali dei terreni a fronte di queste piogge di portata eccezionale. Lo ha fatto il climatologo Piero Di Carlo nel suo primo intervento. Io proprio su questo, prima di entrare nello specifico delle patologie della vite, di cui è esperto e ci illuminerà Antonio Sitti, io voglio coinvolgerlo proprio su questo innanzitutto, sul fatto che il terreno che viene nello specifico sfruttato per la vitivinicoltura, stavolta è stato persino questo terreno che viene così curato dai vitivinicoltori, si è fatto trovare in qualche modo impreparato a fronte di una serie di precipitazioni che si sono succedute in un lasso di tempo molto ristretto, con proporzioni enormi. Ecco, che cosa è accaduto intanto sui nostri campi?
Sì, grazie direttore. È accaduto, la prima cosa che è accaduta è che le eccessive piogge che si sono avute, soprattutto nel mese di maggio, consideri che nel mese di maggio sono caduti circa 180 mm di pioggia in una settimana. Questo che cosa ha fatto? Quindi che i terreni che non riuscivano più ad assorbire quindi questa acqua, e pertanto i terreni pianeggianti, i terreni, soprattutto i terreni argillosi che trattengono molta acqua, erano impraticabili, quindi non hanno quindi permesso il transito quindi delle macchine quindi per eseguire quindi i trattori, per eseguire i trattamenti. E questo quindi si è, ha creato quindi un danno anche quindi nella difesa delle malattie fungine. Quindi questi cambiamenti climatici impongono una revisione, una gestione diversa del suolo. E si sta facendo quindi grossi quindi passi avanti in questo senso, perché si stanno quindi abbandonando le lavorazioni tradizionali, poi negli anni passati quindi si è ceduto anche in questo, ma anche i costi, la sostenibilità impone di abbandonare quanto prima le lavorazioni a favore quindi di tecniche diverse di copertura del suolo, quali possono essere il sovescio e le cover crop. Cioè si tratta quindi di seminare quindi delle essenze erbacee nel periodo quindi autunnale fino alla primavera. Queste essenze, oltre quindi ad arricchire il terreno di sostanza organica, ahimè i nostri terreni sono estremamente poveri in sostanza organica, la sostanza organica è il veicolo che fa quindi assorbire quindi elementi nutritivi che sono fermi quindi nel terreno, sono bloccati perché ci sono reazioni chimiche di antagonistiche, e pertanto quindi queste essenze, oltre quindi ad apportare sostanza organica nel terreno, evitano quindi fenomeni di erosione e rendono quindi il terreno quindi con l'azione delle radici più compatto, e pertanto non si hanno quindi quei fenomeni alluvionali che si sono verificati in altri territori. Il problema che si riferisce in particolare all'accesso nei poderi da parte degli uomini, soprattutto delle macchine agricole, per il rituale trattamento, soprattutto quello biologico, che poi ha avuto insomma ancora più difficoltà perché insomma le sue modalità e anche i suoi tempi precisi di immagino di somministrazione, ecco, è rimediabile in questa fase prima della vendemmia, prima del momento in cui oppure insomma adesso insomma almeno nel Chietino la situazione meteorologica è ritornata sotto controllo, oppure si tratta di danni che a questo punto non sono più reversibili per chi li ha subiti? Sì, la situazione è da differenziare perché la situazione è diversa da territorio a territorio e da vitigno a vitigno. Certo che con questo andamento piovoso, primaverile piovoso, le malattie fungine, in particolare la pronospora, che è una malattia legata quindi all'andamento climatico, quando ci sono quindi le piogge si sviluppa quindi più facilmente. E quindi il danno causato dalla pronospora, perché è un danno di tipo quantitativo, cioè va a colpire direttamente il grappolino appena quindi formato, e il grappolo colpito si ingiallisce, imbrunisce e nel giro di qualche giorno quindi tende a seccare. Quindi il danno dove c'è stato è un danno irreversibile, però quello che possiamo fare tanto, anche sperando nelle condizioni meteo migliori dei prossimi giorni, è quello quindi di salvare la produzione rimasta. E questo quindi lo possiamo fare facilmente perché abbiamo a disposizione quindi strumenti di difesa efficienti, purché sia possibile quindi fare quindi trattamenti. Ecco. E quindi noi speriamo che nei prossimi giorni ci sia quindi per tempo, che in modo tale da avere quindi una copertura costante e duratura quindi della superficie fogliare e dei grappoli. Quant'è l'incidenza nel territorio che lei conosce più da vicino, quello diciamo la provincia di Chieti, diciamo nel cuore delle DOC, Tollo, Ortona, insomma le zone più votate in questa area alla vitivinicoltura, l'incidenza dei danni, più o meno, statisticamente, perché abbiamo visto che anche i consigli comunali di questi centri stanno iniziando a fare le loro stime nelle richieste di cui parlava l'assessore di calamità naturale. Sì, come dicevo prima, dobbiamo distinguere i vitigni. Ci sono i vitigni precoci, quali lo Chardonnay, il pino grigio, il pecorino,
sono quasi indenni dalla panospora perché siamo riusciti quindi a trattarli in un periodo antecedente alle piogge. I danni maggiori quindi si verificano principalmente sulle varietà tardive, il Montepulciano e il Trebbiano, perché c'è stato uno sviluppo di panospora dovuto a due coincidenze negative che si sono sommate. Innanzitutto c'è stato un attacco molto precoce che ha interessato, come dicevo prima, il grappolo. E poi nel momento in cui, quando c'è stata quindi la pioggia infettante, cioè quando la panospora quindi è passata dal terreno alla vegetazione ricettiva, nel momento in cui c'è stata questa pioggia infettante è iniziata quindi la pioggia. È iniziata la pioggia e quindi diciamo che non sono stati possibili fare gli interventi in maniera quindi tempestiva. Diciamo che la pioggia infettante che ha determinato l'inizio della panospora è stata quella del 1° maggio, dove sono caduti nel territorio circa oltre 40 mm di pioggia. Poi si è avuto quindi una finestra per fare iniziare i trattamenti intorno al 5-6 di maggio, dopodiché dal 10 al 20 maggio abbiamo avuto di nuovo piogge continuative con oltre 100 mm di pioggia, quindi che non hanno permesso di fare i trattamenti. E lì quindi si è avuto il danno maggiore. Assessore Imprudente, noi abbiamo descritto questo scenario, abbiamo anche detto che ci sono amministratori che stanno facendo la conta dei danni, sappiamo che la conta dei danni, come diceva lei, va fatta anche alla fine dei raccolti, però sulla base di queste informazioni, di questi dati di fatto però, che sono inequivocabili, su cui siamo tutti d'accordo, che tipo di risposte concrete possiamo dare a questi agricoltori che a questo punto vedono a rischio la vendemmia in particolare, passando al settore vitivinicolo? Ma risposte certe oggi è impossibile darle, proprio per la natura delle cose che abbiamo raccontato, insomma, poc'anzi tutti quanti. Dato certo che è una vicenda che non si supera con la Regione Abruzzo, è una vicenda che ha una dimensione che deve essere riconosciuta a livello nazionale e mettere in gioco quelle che potranno essere anche risorse nazionali. Ricordava prima un elemento il direttore di Coldiretti, e il fatto di alcune colture che sono assicurabili, e lì dove non ci sono le assicurazioni scatta ancora un altro meccanismo e anche una normativa molto complessa per poter arrivare alla definizione non solo dello stato di calamità, perché bisogna avere indici, parametri e quant'altro, ma anche avere attenzione, perché quelle colture assicurabili poi non potrebbero essere rimborsabili se non in determinate categorie. Quindi è un momento complesso, delicato, stiamo mettendo in piedi tutto ciò che è possibile per avere un quadro conoscitivo vero, profondo, radicale. Abbiamo aperto già interlocuzioni col Ministero, abbiamo aperto già interlocuzioni nel tavolo permanente della Conferenza delle Regioni d'Agricoltura, nella CPA, insieme ai miei colleghi, con altre regioni pure che hanno delle criticità simili alle nostre. Arrivare alla definizione di quello che potrà essere realmente il sostegno è un qualcosa di molto complicato e molto complesso. Sicuramente, come ricordava poc'anzi il direttore Rampazzo, uno degli elementi sarà sicuramente quello di agevolarli sul gasolio agricolo, di fare altri tipi di agevolazioni, e dobbiamo cercare di costruire, io almeno la vedo così, avendo anche un approccio tra virgolette di addetto ai lavori all'emergenza, di superare questa fase critica e poi passo passo accompagnare quella che saranno le esigenze dei nostri agricoltori a 360 gradi. Nello specifico, legato sulla viticoltura, il quadro fatto è il quadro che meglio di un agronomo nessuno la poteva dare, no? Di quelle che sono state le condizioni e le considerazioni. Speriamo e crediamo che in alcune zone qualcosa di importante si recuperi. Parlavi prima di una stima complessiva, non può essere fatta neanche su una percentuale, perché ci sono zone e territori dove l'incidenza è del 15-20%, zone che arriva al 50% di quello che... Però dobbiamo vedere alla fine se si riesce comunque a salvare e ad avere una produzione che sia anche una produzione che possa essere nella media in termini non tanto quantitativi, ma soprattutto qualitativi. Insomma, c'è tempo in
cui la natura può fare il suo corso e completare alcuni elementi di diciamo, criticità che oggi abbiamo. L'unica certezza che mi sento di dare alle nostre aziende agricole, ai nostri agricoltori, è che la Regione Abruzzo farà più del massimo di ciò che è nelle proprie competenze e soprattutto cercherà di tenere informati tutti e di fare in modo tale di portare sui tavoli giusti quello che possono essere le nostre rivendicazioni. È chiaro, sempre per fare un ragionamento complessivo, quelle che saranno le risorse nazionali oggi vedono una emergenza catastrofica che assorbe di per sé un'attenzione che è oggettivamente prioritaria. Quindi, tra virgolette, abbiamo anche questa difficoltà di carattere generale, ma soprattutto ecco, dobbiamo capire bene quello che potranno essere le scuciture che potremmo avere rispetto a una normativa e ai ristori che si danno in queste circostanze, che prevedono delle forme per legge diciamo, di autonomia legata agli agricoltori con le assicurazioni e con quant'altro collegato. Quindi non mi sento di poter dare delle certezze che oggi non esistono. L'unica certezza è che noi faremo il massimo per andare incontro a quelle che sono le esigenze degli agricoltori e cercare di mitigarle il più possibile. Vedo collegato il Presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, che saluto e ringrazio, lo coinvolgeremo per qualche momento nella nostra trasmissione. Grazie Presidente, perché insomma ci tenevo anche a una sua testimonianza. Lei insomma ha seguito anche con gli incontri che ci sono stati in prefettura la situazione riguardante il Fucino in particolare, ma insomma le province avevano del resto già da tempo, e lo stanno facendo proprio insieme all'assessore, posto all'attenzione altre esigenze di manutenzione del territorio, e ci sono ora anche queste relative all'agricoltura. Qual è il polso della situazione nella sua provincia, in particolare il territorio della Marsica, del Fucino, Presidente? Ma sì, intanto c'è ovviamente quel danno che oramai è un po' conclamato alla luce di un periodo troppo lungo di piovosità, quindi di precipitazioni cospicue, consistenti e anche costanti, che hanno reso impossibile l'attività agricola. C'è ovviamente la speranza di poter recuperare il possibile, ovviamente parliamo anche di qualche periodo ancora necessario per consentire insomma, che i terreni si asciughino. Con la Coltiretti ogni tanto chiediamo un report, qualche aggiornamento, però e con agricoltori, però ovviamente il periodo sembrava un po' in qualche modo essere definito nell'ultima settimana nella metà del mese di maggio, ma in realtà purtroppo le cose ancora non trovano uno sbocco verso la primavera e estate, perché qui purtroppo nelle zone poi interne ancora si respira una coda di una climaticità rigida, che ovviamente più che altro insomma c'ha questa consistenza di precipitazioni che rende purtroppo, e ha fatto già saltare qualche fase di raccolto, perché molte colture sappiamo che si replicano nel corso della stagione primavera estiva, e qui si arriva anche a 3-4 raccolti. In questo caso purtroppo ne mancano almeno due, forse all'appello ne mancheranno alla fine. Ecco, Presidente, voi avete aperto un tavolo di confronto proprio con la Regione relativamente alla manutenzione dei fiumi, ma quanto è importante anche il ruolo di un'agricoltura che sappia essere compatibile con la lotta ai cambiamenti climatici, nella resilienza, nella sostenibilità della propria attività? Ecco, ce ne stiamo rendendo conto proprio in questi ultimi tempi, mi pare di capire, e quanto l'Abruzzo sia ancora fragile rispetto a questi cambiamenti. Sì, noi nella storia dell'uomo ovviamente avevamo due sentinelle: uno era quello dell'uomo della montagna, e che erano tutti i pastori, che erano coloro che in qualche modo proprio raggiungevano il cuore delle montagne, dei luoghi da dove spesso e volentieri scaturivano le sorgenti, i fossi, i canali, e poi insomma si declinavano nei fiumi. E l'attività agricola anche quella, insomma, rendeva le zone curate, coltivate, ma significa anche tutelate per le ragioni ovviamente di interesse produttivo. Queste due categorie, al netto dei bacini
particolarmente produttivi come quello della Marsica, via via sono diventati ovviamente un ricordo, e quindi con lo spopolamento, con l'abbandono delle, diciamo, delle zone interne, con la sempre più rara attività nei boschi per via, insomma, delle ragioni che sappiamo, tra cui anche quelle di tutela, tra cui anche quelle delle riserve ambientali, spesso e volentieri questi luoghi rimangono scarsamente controllati, e soprattutto scarsamente controllati da chi ha l'occhio per individuare anche le attività necessarie, che spesso sono attività continue e costanti, che rendevano ovviamente una garanzia della tutela dei corsi d'acqua e quindi delle aste fluviali. Oggi purtroppo noi ci ritroviamo addirittura con delle precipitazioni, dei cumuli di legname, di legnatico anche, no? Che significa che i canali erano e sono spesso interessati da vegetazione forte, consistente, persino diciamo precipitata nell'alveo da anni, quindi nessuno l'ha rimossa, nessuno ha liberato il posto. Ecco, ma chi la deve fare la manutenzione dei canali, Presidente? Allora, qui c'è, su questo grava un problema abbastanza serio, il Vicepresidente sicuramente ne ha cognizione, non è il suo ramo, ma sicuramente ha cognizione di un problema rimasto irrisolto da lontano 2015, ovvero quando la Regione Abruzzo, il governo dell'allora Regione Abruzzo, fece una normativa che prevedeva il passaggio dalle province ai comuni delle aste fluviali, circostanza che doveva avvenire volontariamente, quindi convenzionalmente. Ovviamente la scontata e prevedibile indisponibilità dei comuni ha lasciato inattuato questo passaggio, e conseguentemente ha lasciato assolutamente irrisolto il problema della manutenzione, del controllo, della gestione delle aste fluviali. Conseguentemente sono anni che stiamo discutendo di questa vicenda. Ora, su pressione, ma anche su atteggiamenti un po' più, diciamo, meno tolleranti delle province abruzzesi rispetto a questo quadro, si sta recuperando un po' di ragionamento che porterebbe o nella direzione della riattribuzione alle province delle competenze sulle aste fluviali minori, quindi al netto dei quattro fiumi principali dell'Abruzzo, il resto dovrebbe andare alle province, e i canali e fossi rimarrebbero, come già da ora, in capo ai comuni. Ora, questa disputa ancora non termina. C'è una proposta di emendamento da parte della Regione Abruzzo, dell'assessorato agli enti locali, che insomma cura i rapporti con le province, e che dovrebbe sfociare o in caso di accoglimento da parte delle province in una legge regionale di riforma, oppure si dovrà dare posto ad altra soluzione. Grazie Presidente. Come dire, noi magari come cittadini, anche gli agricoltori, ci sentiamo un po' più sicuri quando vediamo i cantonieri. Peccato che non ci siano più, perché hanno tolto le province e hanno tolto anche i cantonieri. Grazie Caruso. Grazie. Però io questa riflessione io la lancio al rampazzo, perché è chiaro, è colpa della natura, i cambiamenti climatici, però serve anche la manutenzione. Gli agricoltori hanno anche i loro diritti, pagano anche i consorsi di bonifica, pagano i servizi, insomma, ecco. Poi le cose accadono, c'è anche un po' la mano dell'uomo, non soltanto per i massimi sistemi, ma anche sulle piccole cose che, quando arrivano i danni, potrebbero renderli meno gravi. È questo il caso anche di quanto è accaduto dalle nostre parti? Beh, adesso andiamo a toccare un tema molto delicato, e di cui mi fa piacere parlarne così anche a livello di telespettatori. Qui dobbiamo... questo problema varia su tre fronti, almeno su tre fronti in cui noi come Coldiretti stiamo sensibilizzando entrambi. Uno, appena quello che è stato ribadito dal Presidente della provincia Caruso, queste competenze, a chi spettano queste, quindi siamo a sollecitare la parte pubblica, vuoi che sia la Regione, vuoi che sia le province, a determinare un attimo queste competenze. Il secondo fronte di cui stiamo a sensibilizzare sono anche le competenze dei consorzi di bonifica, perché ci sono gli scogli consorziali che, ora come ora, i consorzi di bonifica che in questo preciso istante da un po' di anni sono commissariati, mi sento dire anche dal commissario, io devo capire cosa fare e chi deve dirmelo. Quindi questa è un po' vacatio di...
diciamo, di competenze fa sì che certe volte gli scogli consorziali rimangano un po'... Meno male che è commissario, io dico. Meno male che sono stati commissariati. Meno male che sono stati commissariati, ma speriamo che quanto prima, ma l'assessore sicuramente qua ci ha rassicurato, che a fine anno sicuramente si andrà a votare, quindi la governance passa, diciamo, ai proprietari dei terreni o alla parte urbana. Il terzo fronte è quello dei proprietari, perché noi stiamo sensibilizzando anche con corsi di formazione i nostri produttori, i nostri associati, perché sui scogli privati purtroppo non può intervenire il pubblico. Quindi è opportuno che anche si ritorni, come ha detto all'inizio il professore, all'agricoltura che facevano i nostri nonni, cioè vale a dire scavare quei fossi, mantenere quei fossi, perché non è possibile che per recuperare un metro di terreno o 4-5 file di ortaggio, di patate, stiamo parlando del fucino, si debba andare a tombinare dei fossi che la natura, volente o nolente, ha creato, perché ci insegna in questi brutti disastri che l'acqua torna sempre dove è nata, quindi su questo non perdona, l'acqua torna sempre dove è passata, quindi anche da parte nostra sicuramente come i nostri produttori devono convivere e devono avere la buona tecnica agraria come quella che aveva i nostri nonni. Certo, un atteggiamento anche della parte pubblica sull'urbanizzazione, dobbiamo smetterla di urbanizzare continuamente aree a livello industriale, a livello artigianale, cioè queste aree che dopo magari, quante aree artigianali e industriali vediamo che sono con capannoni sfitti e quant'altro, però sono aree urbanizzate, aree cementificate, e queste purtroppo, sottraendo terreno che potrebbe assorbire acqua e rendere permeabile, purtroppo l'acqua corre via. E questa, ha detto bene l'assessore prima, deve essere una pianificazione a livello generale, sia sotto il profilo dei comuni, degli enti, dei consorzi di bonifica e dei proprietari terrieri. Su questo non ci piove. Questo, non ci piove. Non ci dovrebbe piovere. Questo naturalmente è per condividere e convivere col prossimo futuro che anche prima il professore ha parlato. Io le faccio un'ultima domanda, perché poi dopo la pubblicità l'assessore chiuderà rispondendo su tutto. Allora, l'altra domanda riguarda la vitivinicoltura, che avevamo lasciato in sospeso con lei, direttore, per insomma anche sentire il punto di vista dei coltivatori, che sono molto preoccupati di questo settore in particolare, per capire se ci sono anche danni, oltre che al raccolto, anche alle infrastrutture. Insomma, alle capanne, alle piantagioni, che anche questi andrebbero in qualche modo valutati ed eventualmente risarciti. Ora come ora, danni alle strutture tipo serre e quant'altro, non abbiamo. Abbiamo qualche sporadica segnalazione, ma che non fa testo. Più che altro abbiamo, i danni rilevanti sono quelli che abbiamo detto prima. Noi come organizzazione stiamo spingendo perché si possa delimitare la calamità naturale, non tanto per avere quei ristori che l'assessore per primis ha detto sono molto complessi e si vedranno, ma più che altro perché avendo la dichiarazione di calamità naturale si può accedere a quegli sgravi fiscali che si possono avere sia a livello di contributi dipendenti agricoli e quant'altro, e sia sotto il profilo anche del regime di tassazione per quanto riguarda i nostri prodotti e di contributi all'INPS. Questo permetterebbe, con la dichiarazione di calamità naturale, questi sgravi fiscali e contributivi che ai nostri soci e per i propri dipendenti agricoli sicuramente sarebbe indirettamente un ristoro. Bene, ora ci fermiamo, poi chiudiamo con l'assessore imprudente che risponderà a tutti i temi che abbiamo sollevato. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio, una serie di temi sono stati sollevati dai vari interlocutori. Assessore imprudente, iniziamo dai temi burocratici, gli ultimi di cui abbiamo parlato col presidente Caruso e anche con il direttore Rampazzo. Esiste un tema di competenze che non riguarda soltanto i terreni agricoli, ma un po' tutti, anche i corsi d'acqua, su cui avete aperto, anche se lei non è direttamente interessato, un tavolo di confronto con le province che hanno fatto un po' il punto delle loro problematiche, e c'è anche il tema dei consorsi di bonifica. Ecco, su questo profilo riusciamo a rimettere un po' di ordine? Ma assolutamente sì. Allora io cerco di ricollegare i ragionamenti. Il presidente Caruso ha spiegato in maniera perfetta una delle, diciamo così, delle grandi incompiute della riforma fatta all'epoca dal governo Renzi sulla cosiddetta cancellazione delle province, che poi cancellazione non è stata, riduzione di competenza, elezioni indirette, insomma un caos che ha generato anche dei vuoti
operativi. Io do una qualche buona notizia: nella nuova programmazione comunitaria noi abbiamo messo in programmazione e sarà a disposizione del sistema Abruzzo ingenti risorse proprio sul dissesto idrogeologico e sugli interventi finalizzati alla mitigazione dei vari rischi, con anche quello che possono essere attività di pulitura sui fiumi, di bonifica, insomma di tutta una serie di attività ad esse collegate. Ma uno dei filoni importanti dell'asset, di quelli che saranno le risorse economiche a disposizione della programmazione comunitaria, è proprio legata al dissesto idrogeologico e tutto ciò che è collegato, e quindi tema attinente in maniera specifica. Oggi interventi sui fiumi si fanno, chiaro che su quelli di competenza regionale noi abbiamo un'attenzione con i nostri igiene civili diretta, di responsabilità e di azione. Sul resto si fa lo stesso, ma non ha quella organicità. Ma credo che a breve, entro insomma la fine di questa legislatura, che mancano insomma 8-9 mesi all'incirca, sicuramente ci sarà la definizione complessiva e poi ci saranno anche risorse a disposizione per poter fare. Ovviamente i soldi non saranno sufficienti per fare tutto ciò che c'è da fare, ma saranno belle risorse da poter utilizzare in maniera con parsimonia. Sui consorsi di bonifica si apre una partita ancora più articolata per quanto riguarda l'Abruzzo, perché i nostri consorsi di bonifica hanno una diciamo così, un'organizzazione completamente diversa a seconda dei territori in cui ricadono. Cosa c'è di definizione rispetto ad alcune competenze? Che la legge stabilisce quelli che sono i canali principali, secondari e terziari. I canali principali sono i canali di competenza dei consorzi di bonifica, quelli secondari sono competenza dei comuni e quelli terziari degli agricoltori. Mi sento di dire con una ragionevole certezza che ovviamente ci saranno dei luoghi dove non è puntualmente così, ma nella gran parte su quelli che sono gli interventi che devono fare sui consorsi, diciamo i consorsi di bonifica, su quelli che sono i canali principali, gli interventi vengono fatti. Su quelli comunali vengono fatti quando sì, quando no, e a volte anche con non soggetti altamente professionali o professionisti, diciamo così, no, professionali, più professionisti dell'attività da fare. Perché non ci sono più i cantonieri? Perché una serie di motivazioni. E invece su quelle che riguarda anche da parte degli agricoltori, ha ricordato bene il direttore Rampasso che in alcuni casi si è abbandonato quella che è la cultura che anche l'agricoltore deve fare. Rispetto a questo, oggi con la legge di riforma fatta, i consorzi di bonifica possono fare attività anche per conto degli altri, quindi se quelle risorse che i comuni oggi utilizzano, piccole somme dove si utilizzano, venissero messe a disposizione o si mettessero a disposizione delle piccole somme nei confronti dei consorzi di bonifica, hanno i soggetti che possono fare il lavoro anche sui canali di competenza dei comuni, quindi sarebbe già un'azione più sinergica, perché sarebbe un unico soggetto che gestirebbe questo tipo di attività e che quindi potrebbe avere una, diciamo così, un'organizzazione del lavoro, una pianificazione e soprattutto un risultato, perché è quello di rendere i canali funzionali e fruibili per le varie attività, importante. Sempre consorzi di bonifica, utilizzo diciamo così, l'occasione che mi viene data oggi a seguito del tavolo verde che abbiamo fatto l'altro giorno. Questa mattina è partita la nota ai commissari e credo per conoscenza anche a voi, che avendo individuato collegialmente la data del 26 novembre ci saranno le elezioni per il rinnovo di quelle che sono, diciamo così, le cariche di gestione collegate alla governance dei consorzi di bonifica. Tutto il tema maltempo, tutto il tema dei danni, tutto il tema lo stiamo tenendo monitorato, no? Siamo stati in prefettura dove si era partiti per il protocollo siccità del Fucino e dal protocollo siccità siamo andati a un aspetto diverso. Abbiamo convocato il tavolo verde che convoco è il tavolo dove partecipano tutte le associazioni di categoria e i portatori di interessi agricoli. Il 12, ti anticipo direttore, l'occasione per anticiparti, il 12 avremo un tavolo verde allargato, e quindi è l'occasione anche per informare pubblicamente gli agricoltori, legato alla viticoltura, dove si parlerà primo
argomento all'ordine del giorno, sarà un nuovo aggiornamento legato ai danni del maltempo, fatemela passare in questo modo, e dove parleremo di altro, dove parleremo anche della gestione delle rese e di una serie di iniziative che ci sono arrivate come richiesta, come proposta da parte del dell'organizzazione del consorzio di tutela e dal settore. Articolo 39, la richiesta che ci è stata fatta è che io porto alla partecipazione e alla condivisione di quello che è la gestione, con una situazione quest'anno che sostanzialmente stiamo già in una fase di riduzione, perché quello che abbiamo raccontato poc'anzi sicuramente porterà a una riduzione delle rese. Esattamente. Quindi, a questo punto ci troviamo, così come tra siccità e pioggia, esatto, quindi, lo stesso avviene per la produzione vitivinicola, perché insomma c'è purtroppo... È un'attività dinamica, la nostra è un'attività dinamica, cerchiamo di essere al passo ai cambiamenti, sperando a volte di anticiparli, quelli che possono essere cambiamenti, perché anticipare processi significa anche fare scelte che possono dare una prospettiva migliore alle nostre aziende, se parliamo in termini emergenziali di ridurre al minimo quello che può essere l'emergenza, e se parliamo in linea di crescita, sviluppo e di prospettiva, anticipare e capire dove va il mercato e cercare di essere capaci di valorizzare le nostre aziende. Oggi dobbiamo tenere botta. Allora, perché le condizioni sono particolari. In quest'ora abbiamo parlato senza fare sconti dei temi, perché purtroppo sono di difficoltà dell'agricoltura abruzzese legata a questa emergenza contingente della calamità meteorologica, e abbiamo parlato insomma anche di problemi che vengono un po' più da lontano. Però voglio dire, c'è naturalmente una grande preoccupazione, ma c'è anche da dire che lo ricordava qualcuno prima, la produzione di ortaggi nel Fucino rende questa industria la prima in Italia, di cui dobbiamo essere orgogliosi noi abruzzesi, che veniamo da un Vinitaly di grande prestigio, di grande copertina per le nostre produzioni vitivinicole di qualità e sicuramente sempre più affermate nel mondo. Non vorrei che venisse fuori un messaggio insomma di depressione, anche se c'è la preoccupazione da parte degli addetti ai lavori di questo settore. Ecco, Assessore, vogliamo anche parlare ai consumatori, vogliamo anche parlare agli stessi imprenditori che oggi insomma sono un po' preoccupati sul momento. Esiste un futuro per l'agricoltura abruzzese, esiste un futuro per i nostri prodotti, cioè non ci arrendiamo in questo momento. Ma noi... L'abruzzese è forte e gentile per definizione, è un popolo resiliente, in questo momento stiamo affrontando l'emergenza, ma sono sicuro che ne usciremo ancora più forti di prima. Abbiamo donne e uomini di grande qualità che sanno fare il mestiere, abbiamo prodotti che sono prodotti unici, e lo dico con orgoglio, lo racconto con orgoglio in Italia e nel mondo, di una qualità assoluta. Aziende che hanno saputo conquistare mercati nazionali e internazionali. C'è un tessuto sano, tra le difficoltà ovviamente, ma difficoltà che sono ovunque, perché l'agricoltura italiana, il Made in Italy, c'è un attacco, e qui apriremo un altro ragionamento, vedo che il direttore di Coldiretti sta scaldando i motori e qua riapriamo un'altra trasmissione, apriremo un confronto, però ecco, io credo che sia il mondo produttivo agricolo abruzzese, è fatto da imprenditori, da aziende, da contadini, da allevatori, forti, determinati, sanno che c'è una grande prospettiva, la Regione Abruzzo sta lavorando al loro fianco cercando di riportare al centro delle politiche regionali, o meglio all'interno delle politiche regionali la riportare al centro del dibattito con azioni concrete, con misure di sostegno, con un'accelerazione alla spesa e quindi la possibilità di andare incontro alle loro esigenze, soprattutto per quello che è il nuovo di prospettiva, che sono i ragionamenti di prospettiva. Ricordavi il Vinitaly, ma ci sono tanti altri eventi dove stiamo andando e stiamo facendo parlare dell'Abruzzo non all'interno degli stand abruzzesi, ma fuori dagli stand abruzzesi, fuori dai mercati tradizionali. Io credo che l'agricoltura abruzzese ha una grande prospettiva di centralità, perché possiamo raccontare non solo la qualità, ma possiamo raccontare il territorio, e lo stiamo facendo, perché è un territorio che ha mare e montagne in meno di un'ora, perché ha i tre parchi nazionali, un parco regionale, tutta una serie di valori ambientali unici e con delle eccellenze
che sono ormai conosciute a livello mondiale. Stiamo cercando di fare squadra e siamo quasi riusciti a fare qualcosa che era impensabile, a mettere insieme le camere di commercio, la regione Abruzzo, il sistema dei produttori, i GAL, che era un'altra entità astratta in passato, tutti insieme per lavorare e lavorare insieme su quello, che è quello di un progetto articolato che è l'Abruzzo. In una parola molto semplice, l'Abruzzo come forza. Quindi credo che ci sia spazio, sicuramente oggi c'è una criticità, l'affrontiamo insieme, ma sono convinto soprattutto che la supereremo e saremo più forti di prima e le nostre aziende saranno in grado di conquistare mercati nazionali e internazionali con determinazione. Per tornare all'inizio e chiudo il mio ragionamento, oggi siamo, e tornando al fucino, oggi siamo i primi produttori di patate in Italia, che è un risultato eccezionale. Oggi c'è anche un OCM dedicato specifico alle patate ed è da quest'anno. Quindi per dire criticità, difficoltà, ma anche prospettiva che possa essere, ed è legata ovviamente alla capacità e alla forza dei nostri imprenditori agricoli. L'agricoltura vive di stagione, allora aspettiamo la bella stagione per i nostri produttori e per i nostri prodotti. Grazie Assessore Imprudente, grazie a Rampazzo, grazie e a Sitti, voi. Grazie agli altri che grazie sono intervenuti da remoto in questa trasmissione, grazie per essere stati con noi, soprattutto a voi telespettatori. Arrivederci.